È un'ora che ti cerchiamo. Ma sai, pensi sempre a mangiare. Non è vero. No, davanti ai dolcetti cosa ci fai? Guarda. Dai, andiamo via, vieni via, giù, per favore. Dai, muoviti. Sei noioso. Scelto bene, ma devi smettere di toccare la roba delle persone. Viziaccio maledetto, non toccare tutto. Stai mangiando? Andiamo alla cucina. È bello il mare qui a Imperia. Poi lo sai, io adoro il porto, adoro le barche. Peccato non ci sono pescatori, ma chissà, forse lassù in cima, perché io stanotte, stasera magari un giretto, lo sai, sono le mie passioni, ma le mie passioni sono anche le Harley Davidson. Franks, vieni qua. Allora, abbiamo il presidente di HDC Liguria. Non so se hanno usato la telecamera. Fichissimo, c'è scritto Liguria. Allora, già un po' che ti volevo intervistare, però ho detto aspettiamo, facciamo prima tutti, e poi aspettiamo le marmitte e tutto. Uno è che il sole sia un pochettino più benevolo, e non è successo, non è successo. Oh, bella squadra. Mannaggia. Parte della squadra. Ma perché questo? Io non ho mai chiesto a nessuno, ma perché questo? Harley Davidson, sto connubio e auto d'epoca. Beh, tieni presente che in Italia, parliamo di tantissimi anni fa, era stata importata da Ermacchi, quindi un'azienda nostrana. E quindi tra l'altro qua abbiamo un esempio di moto Harley Davidson e Ermacchi, quindi tantissimi anni fa. Dopodiché ovviamente c'è sempre una comunicazione con le macchine d'epoca, perché tutti amiamo i veri motori, ecco, quindi non elettronica, ma veri motori. Allora, parliamo un attimo di questo evento. Voi siete stati presenti oggi con il discorso del sindaco, il taglio del naso, bellissimo vedere schierate tutte le Harley da una parte, i carabinieri con le auto dall'altra. Cioè, abbiamo fatto proprio la divisione tra il diavolo e l'acqua santa. Cioè, ho pensato anch'io a questo, che poi però non è vero in realtà. No, non è vero. Sfatiamo questo mito, cioè, ma come si fa a dire diavolo con una bella ragazza, con una bambina, ma quale diavolo? Ma quale diavolo? Siamo persone bravissime, siamo... Diamo questo mito. Però anch'io ho pensato diavolo acqua santa. Esatto, è tutta coreografia, diciamo. È coreografia, i film ci insegnano che le arliste sono un po'... Invece poi no. È semplicemente ci lega la voglia, il Peter Pan che è in noi, la voglia di libertà, la voglia di vivere il nostro territorio, e non solo, all'aria aperta. E le Harley Davidson non vanno piano, siamo noi che andiamo piano, perché vogliamo gustarci l'odore, il sapore, specie qua il mare. E io vorrei parlare di una cosa, se mi permetti, certo. Ve la faccio vedere, guarda, eccolo qua. Allora, Ciappa Ciappa 2.0 a Cipressa, settima edizione, esatto. Eccola qua, vengo io, non mi zoomare, la vedi? Perfetto, poi la mettiamo in sovrimpressione. Allora, evento interessante, ce ne parli un attimo?
Volentieri, il nome Ciapa Ciapa non è niente di pornografico. Ci ho pensato anch'io. Uno pensa, non è... Tieni presente che le ciappe in Ligure sono le piazze di Ardesia. Quindi quando è nato tantissimi anni fa il nostro evento, si partiva in moto, si faceva un giro improvvisato, si ci fermava, si tirava fuori la bistecca e si cuoceva sopra la ciappa praticamente. Poi ovviamente tutto questo poi è andato a scemare per le normative di legge che sappiamo ancora negli anni precedenti. Quindi il 2.0 vuol dire tenere le tradizioni, quindi fare questo evento così, però ovviamente supportarsi a... non una ciapa ma una bellissima piattaforma elettrica per cucinare la carne. Saranno 3 giorni di eventi in un paesaggio veramente molto bello che è a Torre Galinara sopra Cipressa, un paesino a pochi chilometri da Imperia. L'anno scorso, nonostante il problema Covid, abbiamo tenuto circa 1000 moto, quindi un evento molto importante. Avremo musica rock, avremo stand, run la domenica mattina. Domenica, sì. Esattamente, che terminerà con una mangiata tutti assieme in amicizia, quindi sarà un grande evento. Guarda, sì. Siamo liberi a guardare i nostri impegni, magari troviamo una collaborazione e veniamo con le telecamere di Garage School, che tanto non ci facciamo un evento di quelli proprio bikers puri con giro, proprio tanto, ragazzi, purtroppo questi 2 anni sono stati un po' così. Io ti ringrazio, sei fortissimo, scusa l'attesa, ma volevo intervistarti al momento giusto, anche se da ieri che ha d'occhio insomma tutto il team, magari poi presenteremo anche gli altri ragazzi. Volentieri. Dato che abbiamo Paola qua, se vuoi venire con me andiamo un attimo da Paola, ne approfitto, tanto poi la intervistavo dopo, ma quale cornice migliore di questa? Tre giorni di fuoco, io vi ringrazio perché mi sento parte della famiglia. Cosa mi puoi dire di questo? È stato difficile rimettere in piedi tutto questo? Sei soddisfatta per ora, perché non è mica finita? Sono soddisfatta, sì, è stato complicato, ma noi siamo abituati alle complicazioni, ci piace, anzi, più la cosa è complicata e più dà soddisfazione quando riesce. Non ci siamo neanche fermati nei 2 anni di Covid, nel senso che siamo riusciti il primo anno a spostarla di data e poi a rifarla, siamo un po' testoni, quindi io di mestiere organizzo eventi, questo lo faccio insieme a Giuseppe Losicco di Liguria Classic, l'artefice della ricerca di queste chicche in giro per l'Italia e la vicina Francia, sicuramente lui. Io faccio da contorno, lo inserisco un po' nel contesto cittadino, però è una grande manifestazione, sì, grande soddisfazione, e poi domani non vedo l'ora di partire alle 9, perché noi qua stasera balliamo, quindi domani mattina alle 9 sarà difficile, ma io arriverò perché dobbiamo fare il ride della Riviera Ligure, che è questo giro nell'entroterra, sopra passeremo nei paesi sopra Cipressa, ed è veramente un giro molto bello. Poi in questi giorni di caldo, ma tempo bello e con il cielo terso, sarà veramente una grande passeggiata. Partiremo. Poi andiamo in moto, insomma, l'aria... Infatti noi andiamo in moto, che ce frega di quelli che sono in macchina. Poi tutto a parte che l'Arli c'ha fa un caldo da sotto, però dai, stiamo bene. Paola, sei simpaticissima, sicuramente insomma avrò modo poi di rivederci in futuro, quindi magari lascio riferimenti come organizzatrice, tutti i tuoi contatti social, e magari domani facciamo un po' il punto di finale insieme a Giuseppe della manifestazione, che ora, ragazzi, è puro rock and roll. Andiamo avanti sotto il sole. Ragazzi, che caldo! Sono spostato dal lato dell'evento, che è laggiù, dalla parte opposta del porto, ma certamente non potevo venire a nuoto, e mi sono venuto a piedi e mi dirigo verso questo bellissimo palazzetto. Andiamo a scoprire un'altra parte dedicata a questo punto al collezionismo, al vintage. Non vi svelo nulla perché lo scoprirete insieme a me. Intanto prendo il mio zainetto. Madonna, è veramente bello, guardate che mentre salgo le scale che brucia tantissimo. Accidenti, ho fatto un danno tremendo. Tanto Deb si è andata un pochettino a rilassare. Allora,
Associazione Italiana per la Radio d'Epoca e quant'altro tiene alla storia delle telecomunicazioni dal 1990. Già mi incuriosisce, andiamo un po' a vedere. Oh, ed eccomi qua, mannaggia, ma qua si sta veramente da Dio, ragazzi, c'è un bel freschino e vedo già Andrea che non so cosa sta facendo. Andrea è il presidente dell'AIRE, eccolo qua, Andrea Ferrero. Ciao Andrea, ti occupi di comunicazione? Sì, comunicazione, proprio dal momento, diciamo, dell'invenzione della prima comunicazione della storia fino ai giorni nostri, attraverso delle documentazioni. La sede principale è dentro la sede RAI, mi hanno detto, una delle sede RAI a Torino. Per Torino sì, noi siamo collaboratori col Museo della Radio e TV della RAI e quindi partecipiamo con loro alle visite guidate all'interno del museo. Allora, io con Andrea in realtà l'avevo già conosciuto prima di tutto questo, è un altro di quelli che gli brillano gli occhi perché sta facendo un lavoro che deriva dalla sua passione. E mi ha raccontato delle cose incredibili. Ora non ci sarà lo spazio purtroppo televisivo per raccontarvi la storia della comunicazione, però due o tre cenni ve li diamo. Intanto facciamo una piccola visita, mi fa un po' da cicerone, di quello che ci aspetta qua, che è diviso in settori. Perché poi sarebbe anche interessante, prima mi avevi accennato, quando ci siamo visti la prima volta, della storia, abbiamo parlato del codice Morse. Allora, la prima forma di comunicazione, che così si può dire, arriva dal, una data ragazzi impressionante, ascoltate bene, dal 400 a.C., quindi siamo un po' lontani da quello che possiamo ricordare noi. Effettivamente Enea il Tattico, e lo potete cercare su web, su Google, era un militare e si era inventato il modo di comunicare con la semplicità massima. Una torcia dava il via alla telegrafia e un altro colpo di torcia dava la chiusura della telegrafia. Quindi la partenza e l'arrivo erano semplicemente guardare un segnale visivo. Una semplicità incredibile che però, arrivateci, io non l'avrei mai detto. Quindi io ti ascolto, ti vengo dietro, fai da cicerone ai nostri amici a casa, te lo cedo. Rappresentiamo la storia della comunicazione partendo dalle cose semplici. Quindi abbiamo un fonografo, che è il fonografo di Edison, con la registrazione a rulli di cera, come vedete è un rullo posizionato su un supporto, registrato sulla cera perché era un materiale molto morbido e si lasciava improntare. Quindi la modulazione, in questo caso era meccanica, su un supporto rendeva una forma di registrazione di qualcosa. Per me è magia. La magia è anche questa di ascoltare questo apparecchio che è un grammofono, quindi ecco la divisione tra fonografo e grammofono. Fonografo ha i rulli, il grammofono ha i dischi. Ragazzi, qua veramente si sente perfetto. Per ridurre il volume è sufficiente creare un tappo. Il signore che in questo momento sta dando il via a questa storia che stiamo raccontando è praticamente il direttore del museo di Robilante, Cuneo, che è il museo della comunicazione realizzato a casa sua. Questa è una scintilla. Le scintille, ormai l'abbiamo visto più volte, sono emissioni di onde elettromagnetiche. Da quando Popov con Runkov hanno dimostrato che servono, Marconi che ha dimostrato come utilizzarle, ad arrivare ai giorni nostri che abbiamo il nostro bravo telefonino in tasca. Questo è un trasformatore elevatore di tensione che, come vedete, si può trasformare in un elicottero,
ma guardate la lampada che ha in mano il nostro caro amico Dalmasso, si accende pur senza avere i fili collegati, quindi vuol dire che è energia che si trasforma in uso diretto. Questa è la lampadina allo zio Feste, che lui se la metteva in testa, e qua invece, tac, mi è venuta un'idea fantastica, ecco l'idea. Io ti dico, ho capito ben poco di quello che hai detto, nel senso che non è così semplice, lui la fa semplice, come non è così semplice. Però sono rimasto affascinato e sicuramente ti verrò a trovare. Ti ringrazio, purtroppo il tempo televisivo è quello che è, però... grazie di quello che ci hai detto. No, ma scherzi, faremo altro insieme. Ringrazio ancora Giuseppe che ci ha messo tutti in comunicazione. Ringrazio Quinto che non ha avuto bisogno di usare la parola, perché Quinto ha usato quello che sa far meglio, ha dimostrato le tue parole dal vivo. Quindi ragazzi, andiamo avanti, adesso passiamo un po' di intermezzo e poi andiamo a vedere il lato quello un pochettino più misterioso, inquietante, ma affascinante delle bambole storiche. Rock and roll. We could ride the light waves together, ignore all the sound waves. How do we get so brave? How do we get so brave? And we could. Sfatiamo il mito che queste bambole sono da film di paura, inquietanti, ma non è vero niente, ragazzi. Guardate, sono vere opere d'arte di un passato che fu. Qua sono bambole che vanno da fine 800, inizi 900. E dietro la telecamera ho la nostra amica che, se dico uno strafalcione, ovviamente mi riprende. Allora, andiamo a parlare delle bambole, quel poco che ho percepito, perché io ovviamente è la prima volta che mi trovo di fronte a tante. Lei ha detto ne ho portate poche in confronto a 2 anni fa, però effettivamente adesso sono nel passato quello delle famiglie normali, di là ero un po' nella storia della comunicazione, quindi un altro tipo di passato. Qua come si divertivano i bambini al tempo? Avevano le bambole, i giocattoli, perché questo sono, anche se oggi sono invece oggetti molto rari e da collezione. Allora, quello che mi ha colpito, a parte i volti ovviamente iperrealistici, la capigliatura, sono i vestiti. Ecco, i vestiti sono veramente vestiti d'epoca. Qui non è che sono stati rimessi, risistemati, sono vestiti d'epoca. E per quanto riguarda i bambini, i bebè, eccoli qua, sono i vestiti del battesimo, giusto? Sì, del battesimo. E sono i veri vestiti dei bambini al battesimo. Ovviamente, mentre io parlo, Vincenzo sta facendo le carrellate, quindi vedete bene in primo piano. Allora, io mi soffermerei su alcune bambole rare. Eccone una, questa che è sdraiata col vestito lungo, e poi ce ne sono altre due. Questa che è di fabbricazione tedesca, ma è rarissima perché rappresenta un bambino cinese, e poi la bambina di colore. Allora, un passo indietro, la mostra fa vedere bambole fino a 800, inizio 900, di fabbricazione italiana, francese e tedesca. La bellezza dei vestiti più che delle bambole, perché le bambole si percepisce subito se sono belle, è chiaro, però date un occhio anche ai vestiti, questi sono vestiti, ragazzi, di veramente tanto tanto tempo fa. Che bellezza, cioè questo è un meccanismo, ragazzi, di tantissimi anni fa. E quello è il meccanismo, vedete? Allora, torna su di me. Allora, prima mi ha detto da dietro, io e mio marito, e io allora ho detto, la signora Elena e il marito sono restauratori, e Elena che lì dietro fa, io, mio marito no, io sono restauratrice. Sono tremende, io guarda, alle volte mi meraviglio, se non ci fossero le donne. Allora, poi, questa ce l'ha Deborah a casa, non so da dove viene, dalla sua famiglia, questa macchinetta. Addirittura lei l'ha di metallo, questa non so di che materiale è. Questa è plastica, quindi questa è più recente. Questa è molto, io ce l'ho originale in metallo, le bambole. Allora, andiamo a vedere invece la riproduzione di un hotel, giusto? E qui c'è un po' tutta la storia, la colazione o il tè. L'arrivo, che secondo me è quello, notate ancora gli abiti, le cose che ti portavi dietro, quindi i libri, ai tempi leggevano, ragazzi, non è come oggi, ai tempi leggevano, fino al coricarsi,
i vecchi letti di legno, le scarpucce che sono messe in terra, gli armadi, questi ce li avevo anch'io in famiglia con lo specchio come usava prima. Infatti c'è il Grand Hotel 1905, le scarpucce, altre bambole con giornali d'epoca, il figurino dei bambini, questo 1904. Questa è un po' una pubblicità delle bambole del tempo, dei vestiti, modelli per fare vestiti, infatti, ok. Allora, questi sono i classici album dove dentro ritagliavi il modello e le mamme, le nonne del tempo, e i bambini facevano il vestito per la bambola, già capito tutto. Addirittura abbiamo anche i cagnolini. Io vi saluto facendo vedere non più le bambole, ma questi sono vestiti veri dell'epoca della bisnonna, giusto Elena? Di Elena, qua avete le foto. A me questi ricordi mi mettono sempre un po' di nostalgia, di tenerezza, perché è bello qualcuno che abbia mantenuto due, tre generazioni precedenti. È veramente bello, perché i vestiti ci ricordano un po' la storia italiana in questo caso, e sicuramente è bello che Elena abbia portato una parte di se stessa qui alla mostra, oltre che le bambole. Quindi è stata una bella conoscenza. Io adesso torno dall'altra parte, stavolta lo vorrei davvero fare a nuoto, ma mi tocca, mi sa, Vincenzo di farselo a piedi. Recuperiamo Deb e usciamo un attimo dalla magia, dall'atmosfera di questo palazzetto Liberty. Grazie a tutti ragazzi, rock and roll. E qua ti volevo, dal nostro amico Massimo, c'è il barbatrucco, voi non lo vedete, ma al ventilatore. Massimo, ti avevo già adocchiato ieri, ho detto oggi ti intervisto, come stai intanto? Benissimo, sono contento che siete qua, perché vi devo dire che quest'anno è stata una cosa meravigliosa, grazie a Giuseppe, mio carissimo amico, e veramente mi ha dato la possibilità di venire qua, che poi sono anch'io di Imperia, quindi ne ho approfittato veramente tanto, perché la location è sempre bella, grazie a lui e tutta la sua organizzazione. Massimo, sei fantastico, guarda, io non gli ho fatto nemmeno la domanda, cioè come quando a scuola va il professore e ha già detto tutto, sa tutto, beh, perfetto, sembrava preparata e invece no. Allora, intanto ti dico com'è la manifestazione, perché ha detto è bellissima. Hai già ringraziato il nostro amico Giuseppe, che ovviamente è vero, ringrazio anch'io. Io ti dico invece perché mi hai incuriosito tu, al di là che sei simpaticissimo. Io passavo l'altro giorno e ho visto questa divisa, cioè non passa inosservata, me ne parli un attimino? Chiaramente grazie a una persona che me l'ha donata, questa divisa, che era di un suo carissimo nonno. Io diciamo ho voluto proprio portarla qua, perché dato che parla di Marina, questa è una divisa della Marina del 15-18. Qua siamo sul porto. Quindi diciamo fa proprio pandan di tutto il sistema. Chiaramente non si può toccare, però... E poi come tutte le altre cose che ci sono qua della mia passione, che è l'antiquariato, io mi sono portato qualcosetta come fossi a casa, ho fatto un piccolo atelier. Allora, mi piace il tuo stand, sai perché Massimo? Perché sei un po' come me, hai portato un po' di tutto, quindi quello che vediamo rispecchia le personalità di Massimo. Però io vorrei, per i nostri amici, fargli una sorpresa. Io passerei, Vincenzo, da un'altra parte dello stand, perché Massimo veramente è poliedrico, ha anche una passione per i motori, me l'ha raccontata ieri, quindi ci trasferiamo al volo di là. Ragazzi, qui ci sono tre moto, dietro c'è un po' di abbigliamento da moto, glielo racconto io al volo e poi mi spieghi tu. Queste sono le moto di Massimo, non dico da giovane, perché sei giovanissimo, quindi direi da molto più giovane, fin da bambino, mi sembra... 14 anni, le prime. La prima moto, sì, esattamente. Sono le tue. Le mie prime moto mai messe a posto, perché mi piace vederle come lo lasciate. Importantissimo. Chi ama il retro, chiamiamolo così, ma anche i motori, magari un purista cioè il ricordo di quando ci andavi tu. Di come sono andate poi negli ultimi anni, come sono rimaste. Chiaramente mi piace vederle vissute.
proprio le moto come si usava una volta, anche col fil di ferro, nella marmitta, che chiaramente i bulloni erano sempre cose che si perdevano, ma nessuno poi li riusciva a rimettere. E poi praticamente mi piace la moto proprio, fatto un restauro conservativo in questo modo. Restauro conservativo, interessante. E qua abbiamo la moto, un 125, che tu correvi, cioè Massimo era anche un, cioè era a dei livelli già anche importanti, poi dopo vabbè, poi si cresce eccetera, però insomma era un tuo sport oltre che una passione. Guarda Massimo, sei una persona eccezionale, sono contento che Giuseppe ci ha fatti conoscere, sicuramente ci rivedremo, dietro ha portato un po' di abbigliamento, alcune cose usate veramente 2 o 3 volte che sta vendendo, è una parolona, perché praticamente li regali. Ieri mi ha detto, se viene un ragazzo e dimostra di avere passione per la motocross, cioè io gliela regalo, basta che questa cosa, in questo caso una maglia, abbia un proseguo, non si fermi qui nell'armadio. Guarda che è una cosa bellissima. Bellissima. Sono tutti i miei vestiti da gara che io praticamente ne ho tanti, e quindi mi piace, diciamo, se viene un ragazzo che ha la passione, come è venuto prima un mio amico carissimo che ha la passione, gli ho regalato un paio di pantaloni con la maglia, perché giustamente preferisco che vada avanti, come deve essere un proseguimento di tutte queste cose qua, come l'antiquariato, come tutto quanto, bisogna che vada nelle mani giuste. E sicuramente con una persona come te saprai adocchiare chi potrà mantenere vivo il ricordo di una passione che tu hai ancora, ma che comunque sia si è sviluppata e cambiata nel tempo, sì, si è evoluta. Quindi ragazzi, Massimo, uno di noi qui a Imperia, andiamo avanti, rock and roll.